Benvenuti nel canale di Crochet in Love. Oggi faremo questo portabicchieri in stile shabby, molto carino, molto veloce da fare e semplice. Andiamo al tutorial. Per fare questo progetto ho usato fettuccia grigia e cordoncino panna. Ok, possiamo iniziare il nostro lavoro facendo il nostro cerchio magico. E facciamo due catenelle e all'interno del nostro cerchio andiamo a creare 12 maglie alte, quindi questa è la seconda, la terza e così via per tutto il giro. A questo punto tiriamo il nostro filo e ci agganciamo per bene, ok, e ci agganciamo nella seconda catenella fatta in precedenza con una maglia bassissima. Ci alziamo con due catenelle e nella stessa maglia di cui siamo partiti andiamo a creare una seconda maglia. Andiamo nell'altra e formiamo altre due maglie, tutte nella stessa maglia. Quindi per tutto il giro dobbiamo continuare facendo e due maglie alte e per ogni maglia sottostante. A questo punto ci ritroveremo con 24 maglie alte e ci andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella seconda catenella fatta in precedenza e ci alziamo con due catenelle. Dopodiché nella stessa maglia da dove siamo partiti facciamo una seconda maglia alta. Nella maglia successiva andiamo a creare una maglia alta singola, nella maglia successiva altre due maglie alte insieme, in questo modo, e così dobbiamo alternarci per tutto il giro, quindi facendo una doppia e una singola per tutto il giro. Ci chiudiamo nuovamente con una maglia bassissima nella seconda catenella, andiamo a formare due catenelle. Andiamo nella maglia successiva e facciamo la nostra maglia alta. Quindi abbiamo fatto due maglie singole. Adesso facciamo una maglia doppia, quindi nella stessa maglia sottostante andiamo a creare due maglie alte. E continuare così facendo due maglie singole e una doppia. Per tutto il giro. A questo punto ci chiudiamo sempre con una maglia bassissima nella seconda catenella, in questo modo, e andiamo a misurare il nostro fondo. Quindi questi sono i nostri bicchieri, più o meno deve essere all'incirca così come misura, quindi non deve essere troppo stretto il nostro cerchio, troppo giusto al bicchiere ovviamente. E anche se qualche centimetro, qualche centimetro più, qualche centimetro meno, non fa nulla. E misuriamo il nostro fondo e vediamo che abbiamo più o meno 10 centimetri. Quindi, come dicevo prima, se manca qualche centimetro, se magari è 9 centimetri, anche meglio secondo me, perché già così è abbastanza spazio. Ok, a questo punto ci fermiamo, quindi non facciamo più i nostri aumenti e andiamo a fare le nostre due catenelle. E per ogni maglia che ci ritroviamo andiamo a creare la nostra maglia alta. Quindi semplicemente andiamo nelle nostre maglie sottostanti e per ogni maglia faremo una maglia alta. In questo modo, continuare così per tutto il giro. A questo punto, vedete, ci ritroviamo in questo modo, già il nostro lavoro comincia ad alzarsi e i nostri bicchieri sono perfetti qui dentro. Ok, continuiamo facendo le nostre due catenelle, una e due. E per ogni maglia sottostante adesso dobbiamo fare delle mezze maglie alte, quindi per ogni maglia
faremo una mezza maglia alta. Continuando così per tutto il giro. A questo punto ci alziamo nuovamente con 2 catenelle e dentro la stessa maglia da cui siamo partiti andiamo a creare una seconda maglia alta questa volta. Dopodiché facciamo una catenella, saltiamo 2 maglie sottostanti, andiamo alla ne saltiamo 2, andiamo alla terza e andiamo a creare le altre 2 maglie alte, tutte nella stessa maglia sottostante, in questo modo. Nuovamente una catenella, saltiamo le 2 maglie, andiamo alla terza e andiamo a creare il gruppo di 2 maglie. E continuiamo così per tutto il giro. Ci agganciamo nella nostra seconda catenella con una maglia bassissima e si è formato questo disegno. Ok, a questo punto andiamo con una maglia bassissima nella nostra maglia successiva. Entriamo nel nostro archetto con una maglia bassissima e ci alziamo con 2 catenelle. Dentro questo arco andiamo a creare una seconda maglia alta. Nuovamente ci separiamo con una catenella e andiamo nell'arco successivo a creare il nostro gruppo di 2 maglie. Nuovamente catenella. Andiamo nell'arco successivo e andiamo a formare le nostre 2 maglie alte. E quindi continuiamo così per tutto il giro facendo per ogni arco 2 maglie alte più una catenella di separazione per tutto il giro appunto. A questo punto, dopo aver fatto la nostra catenella, ci andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella seconda catenella fatta in precedenza. Ci alziamo con 2 catenelle. Andiamo nella maglia successiva e andiamo a fare una mezza maglia alta, in questo modo. Dentro l'arco ne faremo una e per ogni maglia sottostante faremo una mezza maglia alta, in questo modo. Continuiamo così per tutto il giro. Come vedete io qui ho messo un gancetto proprio per spiegarvi che dovremo arrivare fino a questo punto. Quindi 1, 2 e il terzo arco non verranno lavorati. Quindi arriveremo a questo punto e ci fermiamo. Il nostro lavoro si presenterà in questo modo. A questo punto dobbiamo alzarci con 2 catenelle e quindi senza andare a lavorare da questa parte, tornare indietro e continuare con le nostre mezze maglie alte. Quindi per ogni maglia sottostante andiamo a formare delle mezze maglie alte. E faremo così per tutti i giri fino ad arrivare ad un'altezza di 10 cm circa. Quindi faremo dei giri di mezze maglie alte, appunto raggiungendo i nostri 10 cm. Raggiunti i nostri 10 cm, ci fermiamo e andiamo a rifinire il tutto a girare con delle semplici maglie basse. Dopodiché creiamo questo cordoncino con delle catenelle e delle nappine e lo passiamo attraverso i nostri archetti in questo modo. Questo è il lavoro finito, spero vi sia piaciuto, alla prossima!